Quando scoppia uno scandalo come Mafia Capitale, rischiamo di dimenticarci tutto il resto. Oggi vorrei ricapitolare l'ultimo anno della Repubblica Italiana, qualcosa di piuttosto inquietante. Novembre 2013, scoppia lo scandalo Rimborsopoli in Piemonte. In Piemonte governava il leghista Cota. Roma ladrona, gridava dalle piazze padane. A lui vengono contestate spese pazze, rimborsi per l'acquisto di sigarette, eppure non fuma, articoli di pelletteria e valigeria, cravatte, il DVD di un film, Fair Game, Caccia alla spia, mai titolo fu più appropriato, e a quanto pare un paio di mutande verdi. Contestate centinaia di migliaia di euro di spese pazze a 40 consiglieri, 33 del centrodestra e 6 del centrosinistra. Cota, indagato per peculato, finanziamento illecito e truffa, viene rinviato a giudizio il 16 gennaio scorso. Maggio 2014, scoppia lo scandalo Expo. Una cupola bipartisan gestisce gli appalti dell'opera, coinvolti il direttore della pianificazione acquisto, Angelo Paris, ma anche esponenti politici. A destra il pluricondannato Frigerio, ex deputato di Forza Italia, e l'ex senatore del PDL Luigi Grillo. A sinistra Primo Greganti, il compagno G, storico esponente del Partito Comunista, poi di DS, sempre presente nei salotti piddini, che contano. Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop immediato di un'opera, ovviamente nata morta, ma Renzi risponde con uno slogan, Daspo per i corrotti. La stampa rimbalza le sue parole senza senso, ma in Parlamento le leggi a contrasto della corruzione restano chiuse nei cassetti perché Renzi è troppo occupato a cambiare la Costituzione con Berlusconi e il suo partito nato con il beneplacito di Cosa Nostra. Giugno 2014, scoppia lo scandalo Mose, una cupola bipartisan gestisce gli appalti dell'opera. I giudici dichiarano, la politica è servita a un gruppo economico criminale, coinvolti politici di destra e di sinistra. Giorgio Orsoni, il sindaco di Venezia, sostenuto dal PD, finisce in carcere. Galan stesso finisce in carcere, deputato di Forza Italia, il quale tuttora ricopre l'incarico di presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Partiti e organizzazioni criminali rubano i nostri soldi. Renzi dichiara responsabilità anche del PD, ora interverremo. Poi dà una stoccata a Berlusconi, ha cambiato l'Italia più con Striscia e drive-in che con le leggi. La stampa rimbalza le sue parole senza senso, ma in Parlamento le leggi a contrasto della corruzione restano nel cassetto perché Renzi è troppo occupato a cambiare la Costituzione con Berlusconi e il suo partito nato con il beneplacito di Cosa Nostra. Novembre 2014, scandalo Rimborsopoli in Emilia-Romagna. 42 consiglieri regionali su 49 coinvolti. Rimborsi pazzi per 2 milioni di euro. Hanno utilizzato soldi nostri per i loro affari privati. I giudici contestano cene con spostamenti in limousine per il capogruppo del PD, gioielli di Tiffany regalati dal capogruppo PDL alle sue segretarie, addirittura c'è chi ha messo in conto alla regione 50 centesimi di euro per andare a fare la pipì, poi c'è il famoso vibratore acquistato con denaro pubblico, ecco che cosa significa godere dei privilegi. E questa gentaglia usa lo Stato, quindi noi cittadini, come una mucca da mungere, coinvolti anche due ex consiglieri del Movimento 5 Stelle, ex consiglieri perché proprio per i loro comportamenti non fanno più parte del Movimento. Dicembre 2014, scandalo Mafia Capitale, una cupola bipartisan gestisce gli appalti del Comune di Roma, una cricca composta da politici di destra e di sinistra, ex terroristi, mafiosi, mette le mani sulle municipalizzate e fa affari sugli immigrati, sui rifiuti, sui campi Rom. Alemanno, ex sindaco di Roma ed esponente di punta di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, indagato per mafia. Luca Gramazio, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per mafia e corruzione aggravata. Arrestato Luca De Vaine, ex capo gabinetto di Veltroni ed ex capo della polizia provinciale, non ci si crede, arrestati Panzironi, ex amministratore delegato di AMA, l'azienda municipalizzata di Roma che si occupa dei rifiuti, e Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Euro SPA, una società attiva nello sviluppo immobiliare della capitale, alla quale Renzi con il decreto 66, pensate quello degli 80 euro, ha dato 100 milioni di euro cash perché l'azienda era in difficoltà, è ovvio che era in difficoltà, i suoi dirigenti si rubavano i soldi. Indagato per mafia, pensate anche il responsabile anticorruzione del comune Walter Politano, cioè sembra uno scherzo, vorrei ripetervelo. Il responsabile anticorruzione della città eterna, Walter Politano, indagato per mafia. Indagati per corruzione aggravata Mirko Coratti, Partito Democratico, Presidente del Consiglio Comunale.
per intenderci la Boldrini del Comune di Roma, e Daniele Ozimo, Partito Democratico, assessore alla casa. Indagato per turbativa d'asta e finanziamento illecito anche Eugenio Patanè, consigliere regionale del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle, unica forza politica ovviamente non coinvolta in questo scandalo, chiede lo scioglimento del comune per mafia. Renzi dice di provare schifo, ma intanto pensa a cambiare la Costituzione con Berlusconi e il suo partito nato con il beneplacito di Cosa Nostra, mentre in Parlamento le leggi anticorruzione restano rinchiuse nei cassetti. Ora, questi sono gli ultimi 12-13 mesi della Repubblica Italiana. Il quadro è completo, abbiamo tutte le informazioni, non ci mancano le notizie. Bisogna decidere da che parte stare, se stiamo dalla parte degli onesti o dalla parte di questi delinquenti, se vogliamo proseguire a votare per questa gentaglia, vogliamo prendere in mano il nostro futuro e respirare aria pura, camminare a testa alta e sentirci finalmente parte integrante di un'Italia che sia onesta, onesta e onesta. Arrivederci.